Quando in seguito al cambio delle scarpe per correre o per camminare ci viene un fastidio, tutti diamo la colpa alle scarpe. Ho comprato quella scarpa lì, ma mi è venuto male, la scarpa mi ha fatto venire male. Non è mai la scarpa da corso, da camminata che ci fa venire un male. La scarpa non ha il potere di farci venire dei fastidi, dei dolori, degli infortuni. Quell'infortunio, quel fastidio era già presente, ma noi non lo sentivamo. Il cambio della scarpa è se quasi sempre è un cambio dell'equilibrio di quello che era la nostra corsa. Probabilmente quell'infortunio c'era già e quindi le cause sono diverse. È facile dare la colpa alla scarpa perché è l'unico elemento, diciamo, sottomano che abbiamo cambiato, ma in verità, spesso infatti chiedendo alle persone cosa hanno fatto contestualmente nell'ultimo periodo, nel periodo in cui hanno cambiato le scarpe, puoi scoprire che hanno cambiato tipo di allenamento, hanno fatto delle ripetute, hanno fatto della corsa in salita, per esempio, hanno cambiato degli stili di vita, eccetera, 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 oppure nel caso del lockdown avevano avuto degli stress. E questi sono tutti fattori che influiscono su un potenziale fastidio e infortunio. In che area si può lavorare per evitare gli infortuni, che poi è la cosa che interessa di più a tutti? Beh, sono tante le aree, come diciamo sempre. Un'area è quella della scarpa, trovare una buona scarpa, che non vuol dire diventare pazzi per cercare la scarpa ideale, la scarpa perfetta per noi. Ce ne esistono tante perfette per noi. C'è l'area dell'allenamento e c'è l'area anche del come si corre e anche la cura del corpo. Cioè noi dobbiamo far sì che quando corriamo non siamo tesi e quindi dobbiamo lavorare sullo stretching, sull'allungamento e la mobilità. Per quanto riguarda il cambio della scarpa, un consiglio che do sempre è quello per prevenire, è di cambiare la scarpa prima che sia molto consumata. Perché? Per due motivi. Uno, per evitare di correre con scarpe molto molto consumate e nel momento in cui si cambia scarpa, anche se la scarpa che andiamo a comprare è giusta per noi, si passa da una scarpa molto consumata a una scarpa nuova. E ci possono essere, diciamo, può essere un elemento destabilizzante per il nostro corpo. L'altra cosa, cambiare la scarpa prima che sia molto consumata, in modo da alternare per un periodo, anche una settimana o 10 giorni, la vecchia scarpa con la nuova scarpa, in modo da abituare il corpo a questo cambiamento. Cambiare scarpa anche cambiando, ricomprando lo stesso modello di scarpe. È sempre un momento potenzialmente di cambiamento per il corpo. Ricordo, come ricordiamo sempre, che anche comprando la stessa scarpa, molto spesso le scarpe da un anno all'altro possono cambiare leggermente. E cosa più importante, noi siamo cambiati rispetto all'anno scorso, quindi non ha senso focalizzarsi in maniera totalizzante su un modello di scarpa, perché la stessa scarpa può cambiare. E noi siamo cambiati, noi non siamo più i corridori che eravamo un anno fa. Quindi dobbiamo essere aperti a valutare sia lo stesso modello ma anche altri modelli. E per prevenire eventuali potenziali fastidi e infortuni, cambiare la scarpa prima che sia troppo vecchia e nel passaggio alla nuova scarpa possiamo alternare le vecchie e le nuove.